Effetto Draghi deflagrante in Abruzzo. Il varo del Green Pass e le dichiarazioni forti del Premier spingono la campagna vaccinale. Nella nostra regione, nella giornata di ieri, c'è stato un boom di prenotazioni in più, come ci riferisce il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario. Allora, nelle ultime 24 ore abbiamo avuto un'impennata di richieste di circa 2.500 inoculazioni in più. Abbiamo quindi, rispetto agli ultimi 30 giorni, dove c'era stata un po' una tendenza all'abbandono della vaccinazione sia per le seconde dosi che per le prime dosi, tendenza che poi aveva avuto una ripresa di richiesta con la variante Delta che tutti conosciamo. Da ieri praticamente mi segnalano le ASL, maggiormente quella di Teramo, ma tutte le ASL, una richiesta molto importante di prenotazioni, per cui siamo anche abbastanza, diciamo, allarmati sulla necessità di avere più dosi Pfizer. Questo perché fino adesso, soprattutto la categoria che va da 12 a 18 anni, può usufruire solamente del vaccino Pfizer, anche se anche Moderna è un vaccino a mRNA, utilizza lo stesso principio, però Moderna ha inoltrato questa richiesta e è in attesa di autorizzazione. Noi siamo abbastanza ottimisti perché questo potrebbe contribuire in modo importante soprattutto all'immunizzazione della fascia di età che abbiamo visto è maggiormente colpita. Oggi abbiamo visto nella provincia di Pescara 8 persone su 10 che sono contagiate sono di giovanissimi. C'è un dato che ci rassicura un pochettino, che questi nuovi focolai sono tutti focolai riportati, cioè di gente che è andata in vacanza o per motivi di studio all'estero o in altre località di soggiorno turistico e quindi rientra a Pescara con questa situazione di contagio. Perché è importante la copertura? Perché si è visto che questa variante ha bisogno della seconda dose e solo dopo 2 settimane dalla seconda dose si ha una garanzia importante che anche in caso di contagio abbiamo veramente sintomi molto lievi e quindi insomma si riduce in modo drastico il pericolo soprattutto per gli ultrasessantenni. Per i giovanissimi sappiamo che la sintomatologia è sempre paucisintomatica, ma anche per i giovani è importante l'immunizzazione per ridurre proprio che cosa? La circolazione del virus, perché il problema è questo. Noi abbiamo pensato, anche trasportati dalle gioie calcistiche, che forse la trasmissione virale si fosse interrotta, però sicuramente i festeggiamenti. Hanno facilitato nuovi contagi. Adesso abbiamo però la grande garanzia del vaccino, quindi andiamo a raggiungere la copertura nazionale nel più breve tempo possibile. Noi pensiamo che per la fine di settembre di avere come regione completato e dare garanzia anche ai nostri studenti e ai nostri insegnanti. Questo è il nostro obiettivo. Dottor Damario, qual è la fascia che è corsa la prenotazione dopo le parole di Draghi? Beh, sicuramente i giovani e giovanissimi, perché per loro poter passeggiare da soli, per loro la socialità è la vita, quindi sicuramente in quella fascia di età il poter stare insieme nei luoghi di aggregazione, cinema, locali, diciamo, di ristorazione, poter entrare nelle palestre. Abbiamo ancora diciamo, il blocco delle discoteche. Se i Novax, aggiunge Damario, si irrigidiscono ancora di più sulle proprie posizioni, gli scettici alla fine cedono, anche se forse in maniera non troppo convinta. La regione sta facendo molto per gli over 60, qualche problema per gli over 50, la fascia forse più refrattaria. Tutto questo all'indomani della visita della Presidente del Senato Casellati al centro vaccinale di Pescara, che ha definito di eccellenza, ribadendo ancora che l'unica arma di difesa contro il Covid è il vaccino.